La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La storia, il territorio, l'attualità, il futuro. Si è aperto a Cuneo il sipario sugli show cooking di Campagna Amica e noi vogliamo parlarne con il direttore di Coldiretti Cuneo, Tino Arosio. Ben trovato, direttore. Buongiorno a tutti voi, grazie. Dunque, sono previsti un sacco di appuntamenti in autunno e in inverno. Cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci la possibilità di incontrare il ben di Dio che questa provincia, dal punto di vista agricolo e agroalimentare, è capace di mettere in mostra. È un rapporto che nasce appunto dalla conoscenza, dell'esperienza del Baladen, di questa azienda che produce birre agricole e artigianali, con Campagna Amica, che è quel pezzo di Coldiretti che promuove il Made in Italy, in questo caso il Made in Cuneo. Ci sono tanti appuntamenti che si terranno appunto presso l'area del Baladen, a Cuneo, in Foro Boario, e poi le iniziative continueranno fino al 23 aprile. Metteremo in mostra, insomma, come dicevo all'inizio, le prelibatezze del Made in Cuneo, birra appunto artigianale di origine agricola del Baladen e di volta in volta produzioni agricole dei nostri territori, peperone di Cuneo e l'aglio di Caraglio, ma poi continueremo con la castagna, con la mela rossa, con i legumi dell'Altalanga, col capone di Morotto, col Castelmagno, insomma fino ad arrivare al 23 aprile del prossimo anno con la lumaca di Cherasco. Ci saranno naturalmente dei professionisti che sapranno mettere insieme queste prelibatezze che verranno messe a disposizione dei consumatori, dei cittadini che prenderanno parte a questi momenti. Insomma, momento che ci auguriamo possa essere leggero ma interessante per continuare, perché su questo fronte non possiamo mai fermarci, l'opera di promozione di quello che le nostre imprese sanno fare. E beh, del resto sappiamo che il nostro territorio di prelibatezze ne offre davvero tante. Io la ringrazio, direttore, per essere stato con noi. Salutiamo Tino Arosio, direttore di Coldiretti Cuneo. Alla prossima. Grazie, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Sono colpiti da dazi USA del 25% le esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro, con la presenza nella blacklist di prodotti come parmigiano reggiano, grana padano, pecorino ed altri prodotti lattiero caseari, prosciutti di suini non domestici esclusi i DOP, crostacei, molluschi, agrumi, succhi e liquori, mentre sono salvi gli elementi base della dieta mediterranea come olio extravergine di oliva, conserve di pomodoro, pasta e vino, e quanto stima Coldiretti sulla base della nuova blacklist del Dipartimento del Commercio statunitense in pubblicazione sul Registro federale, che entrerà in vigore il 18 ottobre. Per quanto riguarda il Piemonte, ad essere colpito è soprattutto il Gorgonzola. Il Gorgonzola ha un grande successo in Europa ed extra UE dopo il Giappone ed è particolarmente apprezzato proprio negli USA, che ne assorbe circa 37.000 forme, spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Il Piemonte nell'ultimo anno ne ha prodotto 40.000 tonnellate, circa il 50% della produzione nazionale. Non solo gorgonzola a farne le spese, anche la carne di maiale impiegata per la preparazione dei salumi, ad eccezione dei prosciutti DOP e alcuni frutti, in particolar modo pesche non nettarine e pere. Ora è necessario aprire al più presto la trattativa a livello comunitario e nazionale ed attivare le forme di sostegno per i settori più duramente colpiti e non coinvolti nel settore aerospaziale, al centro della disputa sugli aiuti a Airbus e Boeing, che ha originato la guerra commerciale. È urgente che gli assessori regionali all'ambiente e all'agricoltura Matteo Marnati e Marco Protopapa predispongano le dovute verifiche rispetto alle contestazioni che la Commissione europea ha avanzato per il mancato ampliamento in Piemonte delle cosiddette zone vulnerabili da nitrati, l'80% delle quali in provincia di Cuneo. Lo chiede Coldiretti a tutela delle imprese agricole e zootecniche cuneesi, che non devono ancora una volta pagare il prezzo per l'inquinamento generato principalmente da
altri soggetti. Ampliare le zone vulnerabili, commenta Roberto Moncalvo, delegato confederale di Coldiretti Cuneo, significa danneggiare l'intero settore primario, a cominciare dal comparto zootecnico, che in questo modo sarebbe soggetto ad un indubbio svantaggio competitivo. Oltretutto, le nostre aziende sarebbero chiamate a sostenere rilevanti investimenti strutturali al fine di adeguare le proprie strutture di stoccaggio. Vogliamo conoscere nel dettaglio quindi le caratteristiche dei territori potenzialmente coinvolti e le cause delle situazioni di criticità. La nostra richiesta agli assessori Marnati e Protopapa, prosegue Moncalvo, è di mettere a disposizione tutte le risorse disponibili, utili anche a promuovere percorsi formativi e a sostenere economicamente gli imprenditori agricoli nell'impiego di prodotti innovativi per efficientare la gestione dei nitrati, al fine di evitare una situazione che concretamente metterebbe a rischio un comparto che riveste un importante ruolo economico per il nostro territorio, oltre a generare reddito ed occupazione. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest. Radio Stereo 5.